Mia family, welcome, welcome. Oggi un nuovo mukbang e ho deciso di ordinare, come avrete già intuito dal titolo, non so nemmeno se sono praticamente nell'inquadratura, ho deciso di ordinare cinese. Ragazzi, sono tipo 10 anni che io non mangio cinese, ok? Dai tempi praticamente delle superiori, quando andavo sempre con una mia compagna di classe. E ho ordinato probabilmente anche troppa roba, tra l'altro. Volevo solo menzionare il fatto che sto morendo di fame perché ho ordinato alle 7:30 e mi è arrivato tutto adesso che sono le 21:05, ok, forse 3 minuti fa. Ok, questo è tutto oleoso. Ho ordinato, allora, adesso vi faccio vedere, ovviamente i gatti sono qua attorno, non so quanto parlerò in questo mukbang, perché mangerò tanto, perché... l'ho già detto, ma ho una fame terribile. Allora, ho ordinato come prima cosa le nuvole di drago. Ragazzi, chi al cinese non ordina le nuvole di drago? Se non lo fate siete strani, per quanto mi riguarda. E il bello è che ho una busta intera di nuvole di drago. Io ordino sempre troppa roba e non riesco mai a finire. Ho gli occhi più grandi dello stomaco, mi sa. Menzioniamo il fatto che ho ordinato la Coca Zero, mi hanno portato la Coca normale, però devo dire, il ragazzo che mi ha portato l'ordine era molto gentile e si è scusato sia per l'attesa che per la Coca, mi ha detto l'abbiamo finita la Coca Zero, quindi insomma posso capire, e purtroppo mea culpa perché sono rimasta senza Coca Zero a casa, cioè disgrazia più totale. Allora, finalmente, ragazzi, cioè non ce la potevo fare. Davvero molto furba sono, perché molto furba sono. Sono molto furba perché sto mangiando con il rossetto. Probabilmente mangerò il rossetto e a fine mukbang non ne avrò più. Comunque, sono troppo buone. Allora, poi ho ordinato, lo scontrino non c'è, non mi ricordo come si chiamano queste robe. Allora, poi ho ordinato, questo dovrebbe essere il toast di gamberi, effettivamente si vedono i gamberi, non ho mai provato il toast di gamberi nella mia vita, non so se sia buono oppure no. Ho anche le mie bacchette di Hello Kitty, tada, rosa glitterate, sì, che ho preso a Tokyo, ma non so se sarò capace di mangiare con le bacchette, perché ho preso riso con i gamberi e meno male che gli ho detto mettetemi solo i gamberi, ok, ci sono i piselli e l'uovo. Benissimo, ma mi piacerà comunque. E poi ho ordinato, mamma mia, una cosa che, ragazzi, io non mangio, cioè non mangio veramente da ma tipo 15 anni penso, il pollo al limone. Oh mio Dio, ma non è quello che volevo io lo volevo fritto al limone, questo invece è lesso. Vabbè, quando ordini qualcosa non vedi l'ora, poi apri e non è esattamente quello che tu volevi. Comunque, vabbè, non penso nemmeno che riuscirò ad arrivare al pollo al limone, perché ho ordinato sinceramente troppa roba. Comunque, quando aspetti per così tanto e non vedi l'ora di mangiare, poi ti arriva il cibo e sei tipo, ah, musichetta celestiale. Tra l'altro, solitamente io mangio sul divano, diciamoci la verità, però non era comodo filmare sul divano, che inquadratura, era un po' difficile inquadrare tutto, e quindi filmo qua. Non pensate che io solitamente me ne sto qua a guardare il vuoto in questo tavolo enorme, no. Comunque, mi sono segnata alcune cose che volevo menzionare. Sto guardando l'ultimo video di Nail Logical. Allora, intanto assaggiamo questo toast, che non so come sarà. Toast di gamberi. Gatta. Le tostelline qua. Molto buono. È tipo, mi piace. È una specie di, non lo so, tipo una frittella salata con i gamberi. Cioè, è una goduria pazzesca. Ok, spero di essere abbastanza lontana dalla videocamera in modo che non si veda il brufolo enorme che mi è comparso sulla guancia. Ragazzi, ho mangiato sinceramente troppi dolci ultimamente.
la dipendenza da Coca-Cola è... esiste, ragazzi, cioè... E poi da piccola mi chiedevo sempre che cos'erano le nuvole di drago. Pensavo fossero delle chipster gigantesche. Invece poi ho capito che sono fatte di gamberi. Saranno fatte di gamberi? Non si sa. Comunque, volevo dirvi che sono molto contenta che vi sia piaciuto il video che ho fatto su Wish. È stato anche molto interessante leggere i vostri commenti. In molte mi avete detto che ordinate spesso su quel sito, ma che bisogna solo stare un attimino attenti. Spero di essere a fuoco, tra l'altro, by the way. Ma che bisogna essere un attimino attenti per cioè sapere quello che si va a ordinare, quindi leggere tanto i ratings, eccetera, eccetera. Ragazzi, al cinese dovete assolutamente ordinare il toast di gamberi. È la fine del mondo. Comunque, in tanti mi avete detto anche che su che preferite come sito economico così AliExpress. Non lo conosco, ma oh, è tipo una specie di cuoricino. In tanti mi avete detto però di andare a vedere, magari fare un video su AliExpress, quindi lo farò, anzi devo prima informarmi e capire cos'è. Non lo conosco, ma non ha solo vestiti AliExpress o ha anche oggetti e roba varia. Devo andare a vedere. Ma come sto mangiando oggi? Vorrei sporcarmi, perché come qua sto cenando, ma poi devo uscire con un'amica. Quindi il trucco teoricamente dovrebbe anche restare decente, se ce la faccio. Comunque, non so se avete notato, ragazzi, ma da quando ho rifatto la cheratina i miei capelli sono morbidi, lucenti. Io amo quella cheratina, è la fine del mondo. Comunque, da quando ho fatto il video sulla cheratina, il brand ha ricevuto un sacco di richieste che arrivavano da me, mi hanno contattata e mi hanno detto che adesso per le spedizioni utilizzano il corriere FedEx e non hanno alcun tipo di problema con la dogana. Quindi sono molto contenta di ciò, perché il prossimo ordine almeno so che ci metterà poco ad arrivare e soprattutto non mi verranno richiesti documenti vari e soprattutto altri soldi per la dogana. Quindi adesso ho visto che si può ordinare, ve l'avevo detto anche su Stories, ma adesso ho visto che si può ordinare sul sito Maxlis, e quindi insomma è molto semplice e arriva tutto con la FedEx, quindi top, perché ogni volta veramente, cioè, avevo pagato praticamente più la dogana che la cheratina, che poi sta roba della dogana in Italia è assurda, veramente, cioè. Ragazzi, non potete capire la goduria di mangiare finalmente quello che ho ordinato. Temevo non mi arrivasse più. Poi ho chiamato il ristorante, non rispondeva nessuno. E poi ho richiamato, hanno risposto. Molto simpatici alla fine, ma devono avere molto lavoro, perché non so se lo sapete, ma qui a Trieste oggi c'è stata, penso oggi, è tipo il centenario di Trieste in Italia, da quando Trieste è diventata italiana. Quindi c'era un casino, c'erano le frecce tricolori, c'era il presidente Mattarella, quindi c'è anche tanta gente e quindi hanno anche tanto lavoro i ristoranti. Questo toast, la fine del mondo. Però molto arrabbiata per il pollo al limone. Se è fritto è buono, così no. Vabbè che è più salutare, ma chi se ne frega. Io quando ordino cinese non voglio roba salutare, voglio roba fritta, pesante, roba... buona. Comunque... Tra l'altro, molti mi avete detto, sì, voglio fare i buchi sulle orecchie, perché vorrei farne due di qua e uno di qua. Qualcuno mi ha scritto, sì, Nicole, però non farteli nello stesso giorno, perché poi non sai da che parte dormire. Ti fanno male entrambe le orecchie. Grazie dell'ottimo consiglio, infatti penso che li farò prima da una parte e poi dall'altra. Ti ringrazio tanto. Magari filmerò un vlog quel giorno, così venite con me, mi fate un po' di coraggio. Ovvero, io quando filmo i vlog tento di non essere troppo paurosa
E quindi magari sembrerò un po' più coraggiosa nel vlog così, anche se in realtà me la faccio sotto, sinceramente. Comunque, questo toast è la cosa più unta che io abbia mai visto nella mia vita. Ma ci piace. Tra l'altro, ancora non so come mangerò il riso con le bacchette. È un'esperienza quasi mistica, direi. Comunque, mercoledì sono a Milano, ma in realtà ci vado solo in giornata, quindi parto la mattina, arrivo lì all'ora di pranzo, perché sono tipo 5 ore da Trieste a Milano con le frecce, ragazzi. Cioè, io a Trieste siamo fuori dal mondo. Quindi arrivo lì tipo per l'ora di pranzo, tipo 1:15, una roba del genere. Poi alle 17 già ritorno. E tipo alle 9 qualcosa sono di nuovo a Trieste, quindi tutto il giorno in realtà, ma magari filmerò un vlog. Ma sono a Milano per un progetto estremamente importante, che è tra i progetti più importanti che io abbia mai fatto in tutta la mia carriera youtubiana, se vogliamo chiamarla così. Non posso ancora dirvi di che cosa si tratta, ma non ce la faccio più, perché è praticamente dal 2017, quando sono andata, vi ricordate quando sono stata a San Francisco? Magari molti di voi non mi seguivano ancora, perché è passato tanto tempo, sinceramente, ma... Mamma mia, come sto mangiando oggi? Sono stata a San Francisco per un progetto grosso con Benefit, questo lo sapete. Non posso ancora dirvi di che cosa si tratta, ma è un super 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 progetto. E adesso siamo alle fasi finali, quindi mercoledì sarò a Milano proprio per... Non posso anticiparvi nulla, quindi ho paura di dire qualsiasi cosa, ma per appunto per questo progetto che sta per concludersi, quindi aspettatevi grosse 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 novità. Vediamo che cosa volevo anche anticiparvi, perché poi io quando premo rec parlo come non mi ricordo più nulla, quindi se non mi segno le robe sono fritta. Ragazzi, voi lo sapete, la mia mukbang creator preferita è Trisha Paytas. Lei è la regina dei mukbang. Se non conoscete Trisha Paytas, non sapete che cosa vi perdete. Lei è un personaggio molto eccentrico, quindi o la ami o la odi. Io la amo, cioè io la adoro. E lei fa questi mukbang che sono la fine del mondo, roba che lei si sfonda proprio del cibo. Ogni volta che guardo i suoi video mi viene una fame pazzesca. Comunque, tanti mi dite che avete fame guardando anche i miei mukbang, quindi scusatemi se vi viene fame, ma tanti mi dite invece che guardate i miei mukbang mentre mangiate, quindi buon appetito se state mangiando. Ma io ho scoperto uno youtuber, ragazzi, un youtuber italiano che si chiama YouTube Anche Io, che fa questi mukbang che sono pazzeschi, tipo si mangia tutta una vaschetta di tiramisù intera, oppure, non lo so, tipo tre vassoi di sushi, capito? Ma il bello è che lui sembra una persona talmente educata, talmente gentile, che è proprio un piacere ascoltarlo, cioè non lo so, io lo adoro, quindi se già lo conoscete fatemi sapere cosa ne pensate, io lo adoro. Comunque l'altro giorno ero da Golan, il mio parrucchiere, e il gatto deve, sì, mi dica, vuoi venire qua? Aspetta, tu deve, aspetta, vieni, il gatto deve, tu devi partecipare in tutti i miei video, a volte Audrey, lei va accanto alla ciotola, ok, quando sono piene, e si mette e scava praticamente sul pavimento perché vuole sotterrare le crocchette, perché ha paura che qualcuno gliele freghi. Ma Audrey, cioè, non hai ancora capito che nessuno te le frega, e tra l'altro non riesce a sotterrarle, cioè io non lo so. Oh, gatto Denver, buonasera gatto Denver, buonasera gatto Denver. Ok, proviamo a vedere questo risotto com'è.
tanto strapieno, cioè. Ma io ve l'ho fatto vedere il cibo. Allora, molto male Nicole, ma i mukbang non li sai fare. Allora, nuvole di drago. Il toast ormai se n'è andato, scusate. E questo è il risotto con piselli, gamberi e uovo. Gatto, davvero smettila. Ok. Ragazzi, io vado a prendere una forchetta, perché se provo a mangiare questo risotto con le bacchette, cioè qua finiamo a Natale. Gatto Denver, non mangiare la roba. Non mangiare la roba. Ma Gatto Denver, ma. Beh dai, diciamo che è stato bravo. Comunque è stato bellissimo, perché stavo da Goran e sono venuti a dirmi: guarda, c'è una tua follower qui in salone, ti va di salutarla? Io dico sempre di sì, ovviamente. Ed è venuta a salutarmi, ma è stata una cosa così dolce. Lei mi ha raccontato, vabbè, dei problemi di salute che ha avuto, di come in ospedale guardava sempre i miei video, di come l'aiutavo tanto. Mi ha detto che in tantissimi mi guardano dall'ospedale, che li aiuto tanto. Mi ha aperto il cuore in una maniera che non so spiegare. È stata una cosa, perché, cioè, io faccio questi video, non so perché, ma si è spenta la videocamera. Comunque, dicevo, io faccio questi video che non sono sicuramente video impegnati o no, sono video molto frivoli, a volte sì, parlo di argomenti un pochino più pesanti che magari mi hanno toccato, però non mi aspetterei mai, però me lo dite in tanti, ma per me è talmente impensabile che nel mio piccolo riesco a donare un sorriso, a far passare 20 minuti, 30 minuti in relax, in tranquillità, o che vi aiuto quando do i consigli o sulle relazioni o sulla vita in generale o sulla mia filosofia di vita. Sapere che io riesco ad aiutare anche solo una persona, ragazzi, è la sensazione più bella al mondo, ed è la sensazione, è la cosa più bella che a me è capitata con YouTube. Ma Gatto Denver, cioè, non avrei mai immaginato né sperato una cosa così bella. E poi questa ragazza, insomma, questa signora mi diceva appunto di come tantissimi dall'ospedale mi seguono e che devo sempre sapere che la mia famiglia è lì per me, che devo sempre sapere che voi ci siete. Dico voi perché voi siete la mia famiglia, quindi lei era una di voi. E niente, mi ha fatto, cioè, praticamente stavo per mettermi a piangere, è una cosa incredibile, l'ho abbracciata ed è così bello vedere come mi conoscete, come, non so come sia possibile, come fate, o forse sono io che riesco a farmi vedere per come sono nei video, non lo so, ma sapere, cioè, vedere come mi conoscete è incredibile, perché voi, non so, è come se vedeste attraverso la facciata esterna, attraverso, non so, è come se mi conosceste per come sono io davvero. Non so come sia possibile, però è bellissimo e io non sono brava con le parole assolutamente, ma purtroppo non posso che dire grazie, anche se grazie è riduttivo, perché è solo una parola, ma per me è tanto 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 importante, è tanto, non lo so, mi viene da piangere se ci penso, a sapere quante mi dicono mi hai aiutato in un momento difficile. Oggi ad esempio manca sale questo risotto, ma vabbè che a me manca sale ovunque, io metterei sale in tutto e devo evitarle sinceramente perché non è che sia molto sano. Oggi ad esempio una ragazza mi ha scritto di come suo marito, il suo fidanzato, ovviamente non faccio nomi, specialmente quando mi arrivano messaggi privati, ma il succo era, praticamente mi diceva che questo suo marito, questo suo fidanzato, dopo 10 anni che sono stati insieme, lei ha avuto il coraggio di lasciarlo perché lui era violento, e mi ha detto che il coraggio di lasciarlo l'ha trovato guardando un mio video, quello sulle relazioni che finiscono. E sono stata così orgogliosa di lei, così fiera, come se fosse mia sorella, non so come dire, è incredibile, e mi ha ringraziato tanto dicendo che adesso sta meglio, che insomma, che piano piano si ricostruirà una vita, e per me davvero è incredibile. Quando ho iniziato YouTube
Ormai ragazzi, sono passati 9 anni, ci credete? 9 anni da quando ho iniziato YouTube nel 2009, non ci posso credere, piccolissima. Ma se qualcuno quel giorno, quando io ho filmato il primo video, mi avesse detto, guarda che tu aiuterai un sacco di persone, farei passare dei momenti in allegria, darei speranza, darei consigli che aiuteranno tanto, o anche farei di questo un lavoro, cioè io gli avrei riso in faccia, capito? Quindi cioè, provate a immaginare per me che cosa può significare il mio seguito, i miei follower, la mia family e il mio canale, insomma, per me ancora quando ci penso mi sembra assurdo tutto quanto. Go to Denver, io non ti posso dare niente, perché non penso che questa roba sia molto sana per voi gatti. Tra l'altro, qualche giorno fa, in un video dove Denver e Audrey chiacchieravano un sacco, ho ricevuto dei commenti del tipo, questi gatti sono affamati, non capisci che ti stanno chiedendo cibo? No ragazzi, no, non avete capito. Cioè loro lì hanno 2 ciotole che strabordano di crocchette sempre. Forse c'è l'eco qua, scusatemi se l'audio è un po' una ciofeca. Loro hanno sempre, 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 sempre a disposizione crocchette. Tra l'altro anche top dei top delle crocchette, ok? Molto spesso gli do anche i bocconcini oppure i dolcetti per i gatti, tutte queste robe qua. Quindi forse magari si può anche, vabbè adesso non lo vedete tutto per intero, ma visto che sono... cioè hanno la forma a terra i miei gatti, si vede secondo me che non sono denutriti, no? Comunque, pensavo di sì, ma evidentemente non proprio. No, go to Denver! No, andate là, non gli posso dare nulla, non gli posso dare nulla, se mi godino tutto bianco. Poi, nei mukbang, spesso mi viene detto, ma tu accarezzi il gatto e poi mangi, ma che schifo, ragazzi, a me non me ne frega niente. I miei gatti sono puliti, non escono di casa. E io li accarezzo e poi mangio, sì, non me ne frega niente. Cosa c'è? Parlando di gatti, Gatto Denver mi sta appoggiando la zampa sui jeans per farmi sentire il suo peso perché vuole qualcosa. Gatto Denver, non ti posso dare niente, non ti fa bene. È un pezzetto di gambero, che cosa ti do? Sì. Che poi è un classico, sta qui, mi agro tutto il tempo, quando gli do qualcosa non mangia, vediamo. Ah, quello era il mio dito, mi ha morso cercare di staccare il mio dito, vabbè fantastico. Comunque, a ti è piaciuto? Grazie. Io sono già sazia, ma è mai possibile? Cioè, ho appena iniziato, vabbè, comunque. Non solo io che ordino sempre un sacco di roba perché penso di riuscire a finire tutto, poi non ce la faccio mai. E poi, beh, praticamente ho il pranzo il giorno dopo, quindi insomma, mica male. Tra l'altro, come niente, si è battuto tutto bianco. Tutto bianco lui. Parliamo di gatti, ragazzi. Io voglio troppo un gattino, vi giuro. In questa cosa fissa che voglio un gattino. E sapete che razza mi piace? Lo so, non devo per forza prendere un gatto di razza. Tra l'altro, Audrey è una trovatella che ho salvato. Audrey è una trovatella che ho salvato. Denver è in età, cioè è un misto tra 2 razze, no? Quindi non è che sia fissata con le razze, però ragazzi, io mi sono innamorata dei gatti himalayani. Andate a vedere, sono praticamente come siamesi però a pelo lungo. Andate a vedere i gatti himalayani. Io voglio troppo un gatto himalayano. Cioè, non è colpa mia. Mi piacciono un sacco. E quindi, non lo so. Forse dovrei prendere un nuovo gattino, non lo so. No, e poi tutti mi parlano di gattini. C'era la signora che insomma viene qui a fare le pulizie, che io la adoro, che chiariamo sempre eccetera, e mi diceva che praticamente loro hanno preso un gattino e quindi io, oddio, io voglio un gattino.
Poi parlando con Demesa, oggi era dal veterinario, eccetera, perché ha portato la sua cagnolina. E mi dice, c'era un gattino piccolo in sala d'attesa, ci ho giocato per 2 ore. Io, oddio, voglio un gattino. Non ce la posso fare. Non ce la posso fare. Gatto Deve, ma se io prendo un gattino, tu sei gelosa? Forse. Forse, ragazzi, forse. Tra l'altro, il gatto Denver credo abbia tartaro. Perché mi sto macchiando tutta? Credo abbia tartaro perché ha un po' di tipo giallino sui denti. Che non gli fa male, eh? Ma solo su un dente in realtà. Non gli fa male perché non si lamenta, mangia tranquillamente. Però mi sa che dovrò portarlo a fare la pulizia. Però è strano perché non ho mai dovuto farlo. Ho ristallato siedo con la pancia all'aria, fantastica. Anche strano perché Audrey ha 2 anni più di Denver e non ho mai dovuto pulirle i denti, sono perfetti. Invece Gatto Denver con un po' tanto un po' sfigatello, forse perché non mastica bene le crocchette lui e quindi non si pulisce i denti, lui praticamente le ingoia senza masticare, invece Audrey no. Audrey è molto più furba, beh. E femmina, ragazzi, ragazze, battete 5. Noi sappiamo com'è. E quindi penso di doverlo portare dal veterinario per questo. C'è qualcuno che se ne intende, potrebbe dirmi che cosa devo fare? Soprattutto, ho sentito che se lo porti a fare, se porti il tuo micio a fare la pulizia dei denti, gli fanno l'anestesia generale, ma è vero? Perché io non voglio fargli fare l'anestesia generale, non fa bene. Cioè, no? Non fa mica bene l'anestesia generale. E poi, fanno una pulizia, forse è necessario nei gatti, perché se non si muovono, boh. Mi piacerebbe tanto, che ore sono? Ma sì, ancora un po' di tempo. Mi dispiacerebbe tanto portarlo, cioè se lo devono addormentare. E poi lui, Gatto Denver, è tanto sensibile e quindi lui praticamente si spaventa un sacco quando io lo porto fuori di casa. E quindi per lui già è uno stress al cuore. Non sto scherzando, si spaventa tantissimo Gatto Denver, Gatto Stellina no. Ma Gatto Denver è un gatto molto molto sensibile. Quindi già questo mi dispiace, no? Se poi gli fanno l'anestesia generale, boh, non lo so, c'è un modo, cosa devo fare? Fatemi sapere. Comunque sì, Gatto Denver, dovete sapere, che è anche molto protettivo nei confronti di Audrey. Perché ad esempio quando io taglio le unghie alla gatta, oppure la spazzola e magari ogni tanto le prendo un nodo e le fa e si lamenta, no? Denver arriva correndo e mi guarda come per dire cosa l'hai fatto alla mia gatta, no? Lui è molto molto protettivo, super sensibile. A lei non gliene frega niente se Denver miagola, diciamoci la verità come sono le cose. Gatto Stellina è la gatta per eccellenza, completamente me ne freghista, viene da te solo se ha voglia. Possibilmente se hai cibo, se le dai da mangiare ti vuole bene, ma la volta dopo già si è dimenticata. Gatto Denver invece è un po' più un cagnolino travestito da gatto. Comunque, questo riso non riuscirò mai a finirlo. E mi sto, cioè, non è che mi sto sforzando. Sto cercando di mangiarlo senza metterci del sale, ma non è semplice. Mia mamma mi ha sempre chiamato capretta, perché io aggiungo il sale ovunque. Comunque, direi che ho ancora un paio di forchettate, dopodiché siamo a posto. Tantissimi mi scrivete come sto, eccetera, eccetera. Non ho nulla di nuovo da dirvi in realtà, quindi non voglio soffermarmi sulla questione. Ma apprezzo tanto che mi scrivete i messaggi per sapere come sto, eccetera. Cercate di aiutarmi e quindi questo mi dà molta forza e molto coraggio, quindi vi ringrazio. Sappiate che piano piano sto sempre meglio, ecco, diciamo così. Non sto bene al 100%, ma voi sapete che sono forte e in realtà non mi spaventa nulla, quindi supererò anche questa. Basta, non ce la faccio più. Sono affrontata e basta. Intanto mi scrivete, come fai ad essere così forte? Come fai? Non lo so.
forse perché sono stata talmente tanto male nella mia vita che sono arrivata, non so come dire, una volta stavo male fino alla, a una soglia, come dire, sto proprio male, 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 male. Adesso mi sono fatta una specie di corazza, o forse un meccanismo di autodifesa mio, che non so bene come funzioni, ma la mente funziona in modi strani, e non riesco a stare male, 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 male come stavo una volta. Se sto male, sto male, ma non arrivo mai a stare male, male, male come una volta. Non so bene come spiegarla questa cosa. Fatemi sapere se mi capisce, se capite quello che dico, se è così anche per voi. Perché io, sì, non la so spiegare questa cosa, però... O forse perché comunque passano gli anni, cresci e capisci che non vale la pena. O comunque sai... Non voglio dire quanto vali, ma sai quanto sia importante la tua felicità, e quindi impari a mettere quella al primo posto? Probabilmente è questo. Perché una volta non riuscivo a mettere la mia felicità al primo posto. Dio, non che adesso sia così semplice, perché molto spesso... Non, sicuramente non sono una santa, ragazzi, però spesso... non penso prima a me in alcune cose e sbaglio. Comunque, questo è il pollo al limone, visto che l'ho ordinato, magari giusto assaggiamolo, lo finirò domani, ma... La salsetta è quella, però fritto è molto più buono. Mmm, molto buono. Mmm, super buono, ragazzi. La salsetta è come me la ricordavo, mamma mia. Mmm, beh, avevo il dubbio. Se ordinare pizza, giapponese, però... McDonald's, però già li ho fatti in mukbang con queste cose, quindi mi sono detto ordiniamo cinese. Poi wow, quando ho visto il menù mi sono ritornati in mente tutti i sapori delle robe che andavo a mangiare con questa mia compagna, tipo delle superiori, lei adorava il cinese, quindi spesso andavamo. Mm. Ragazzi, anche così non fritto è strabuono, cioè wow. Comunque, il 14 di novembre è il mio compleanno e sto organizzando con Debesa e il suo fidanzato Vic di andare a Disneyland, quindi non vedo l'ora, non vedo l'ora, non vedo l'ora. Non abbiamo ancora prenotato, quindi non è al 100%, ma insomma praticamente sì, non vedo l'ora. Oh mio Dio, non ci sono mai andata a Disneyland, non vedo l'ora, sono troppo contenta, mi vedo già con le orecchie di Minnie davanti al castello rosa. La camera non so perché continua a spegnersi, devo andare a riaccenderla, ma gatto deve smettere di darmi questi colpi sul braccio. Comunque sono veramente sazia, sto praticamente mangiando per ingordigia perché è troppo buono. Ma gatto deve, potresti almeno evitare di... Che cosa stai facendo? Guarda la maglia tutta piena di peli, ma c'è il mio gatino tutto bianco. Gatto deve... No, non... ho paura a darti sta roba, io non so se ti fa bene, sai. Non credo. Gatta Stellina, manco a te. Ti darò un pezzetto di gambero adesso, Gatta Stellina, perché l'ho dato a Demer e basta. Ok, basta ragazzi. Domani il mio pranzo sarà metà riso, non so se sia alla cantonese, perché questo è con i gamberi, non con il prosciutto. Quello è alla cantonese con il prosciutto, vero? Sì, sì. Poi abbiamo metà delle nuvole di drago, praticamente tutto il pollo al limone. Questo sarà il mio pranzo per domani, o la mia cena, a seconda. E, beh, direi che però la sorpresa più grande è stata il toast ai gamberi, fenomenale. Comunque, questo è quanto. Non ho preso il dolce perché, uno, perché è un brufolo enorme, perché ho mangiato troppi dolci. Due, perché dal cinese non mi piacciono tantissimo i dolci. Non so se a voi piacciono i dolci del cinese. A me no, di norma. Comunque, questo è quanto. Spero vi sia piaciuto questo mukbang. Mmm. Io non vedevo l'ora di bere Coca-Cola, ce lo so, non sono normale. Comunque, spero vi sia piaciuto questo mukbang. Scrivetemi che cosa dovrei ordinare la prossima volta. Stavo pensando Burger King, una roba tipo hamburger, crocchette di patate, patatine fritte, una roba del genere. Ma fatemi sapere voi con le mie mani tutte unte così. E niente, questo è quanto. Io vi mando un bacio grandissimo. E tra l'altro mi diverto anche fin troppo a filmare questi mukbang. Forse dovrei fare solo mukbang. Ah! Altra cosa, fatemi sapere se volete un mukbang
solo, cioè senza parlato, solo ASMR, magari con il microfono, così. Fatemi sapere voi, scrivetemi. Un bacio grandissimo, mia family, vi voglio bene. Ciao.